Allora, qual è la tentazione qui, signori? Bravo. Che poi, nel caso particolare, consisteva proprio nel dire facciamo nostri gli dei babilonesi. Qual è la risposta? Dove l'avete individuato la risposta? Quello è uno dei nomi di Dio e può motivare la risposta. Esatto, sì, quello è quello che ci sta sotto. Ma la risposta concreta? Bravo, primo, non dimenticare l'alleanza, perché dimenticare è la tentazione, non dare più importanza all'alleanza con Dio, a quel che Lui ha fatto per noi, e quindi lasciarlo da parte per cercarsi altri dei, l'idolatria. E dall'altra parte, non dimenticare, però non può essere soltanto negativo. Ricordare ciò che ha fatto. Ricordare ciò che ha fatto. E quindi terza cosa, che torna in negativo, non farsi immagini. Quindi ecco. Non cadere nella tentazione dell'idolatria. E se voi ci fate caso, è l'altra faccia della medaglia di quale tentazione è la prima, la seconda o la terza? La prima, l'utilità immediata, la ricerca di un utile immediato. Ma cosa sta alla base del tutto in questa tentazione? Alla base della ricerca di nuovi idoli, della dimenticanza dell'alleanza con il loro Dio, del desiderio di poterli rappresentare con immagini, del chiudersi nella ricerca di un utile immediato, di un certo benessere della nuova situazione. Ecco, alla base di tutto ciò, che ci sta? Non sarà forse una profonda sfiducia nel Dio di Israele? Quel Dio che non ha impedito che loro fossero sconfitti dai babilonesi? Che fossero deportati in esilio e tenuti là per generazioni. Il nocciolo del problema è qua. Ma se questo è vero, in cosa consisterà, in cosa deve consistere la risposta? Se non in un recupero di quella fiducia. Fare verità su se stessi. Riconoscere che la sconfitta non è stata per causa di Dio, ma per colpa loro. Imparare a vedere la presenza del loro Dio anche durante il loro esilio, in quella realtà di sofferenza, di abiezione, e sapere intravedere quello che lui è capace di costruire, di realizzare per loro in quella situazione. Quindi recupero di fiducia passando attraverso un atto di verità e un rifarsi degli occhi capaci di leggere il quotidiano alla luce della fede.